C'è il modello dell'Alfa Romeo 33 stradale con il set di valigie firmato dall'azienda modenese Schedoni Cuoio. Motori protagonisti a Bologna per il Salone Automoto d'Epoca 2023. È la 40ª edizione che dopo 39 anni si è spostata da Padova a Bologna, con 11 padiglioni in cui si incontrano le auto di ieri, di oggi e del futuro, insieme all'indotto economico e culturale legato a un settore che parla soprattutto Made in Italy. Maserati presente con la prima quattro porte svelata 60 anni fa al Salone di Torino del 1963. Questa è una vettura molto bella, molto particolare, è stata certificata dall'ente Maserati Classiche. Questo relativamente al nostro passato, ma ovviamente con un trait d'union anche al futuro, caratterizzato dalla Maserati quattro porte della sesta generazione, la quattro porte che qui abbiamo in versione fuori serie nella Trofeo Zeda. C'è il mondo Ferrari dentro le pagine del Cavallino, il magazine considerato come la Bibbia dai collezionisti della Rossa. C'è tutto un concetto di Made in Italy e di eccellenza del Made in Italy che viene collegato. La stessa nascita di Cavallino Magazine, cioè, è per portare informazione a questo mondo molto rarefatto, dove non si parla più di un modello, ma si parla di uno specifico esemplare identificato per un nuovo vitellaio. Tonino Lamborghini ricorda la nascita di un modello come la Miura, che ha segnato la storia del marchio. Ricordo quando l'abbiamo pensata, quando dico l'abbiamo perché ero già grandicello, quindi anch'io ho partecipato. Quando l'abbiamo provata, quando mio padre l'ha voluta, con questa tecnologia così avanzata, così evoluta. Storia che Lamborghini valorizza e certifica con il polo storico. Il cui obiettivo è quello di mantenere l'heritage, quindi la storia dei prodotti stessi, e quindi tutto ciò che ha a che fare con la certificazione, piuttosto che con il restauro delle vetture storiche. E, cosa importantissima, mantenere l'archivio delle vetture nel tempo. Largo anche alle personalizzazioni, come questo trattore rivisto a livello tecnico. È un trattore standard di base, per le quali abbiamo cercato di customizzare in realtà l'aerodinamica, e con delle particolarità, ad esempio in queste marmite in titanio saldate proprio a livello da corsa, diciamo. Nei padiglioni di Automoto d'Epoca spazio anche alle curiosità come la DeLorean di Ritorno al Futuro.